Ciao a tutti e benvenuti nella mia serie di tutorial su come utilizzare Doom Builder 2, un software 100% gratuito che ci consentirà di creare le mappe per i nostri world di Doom. In questi tutorial spiegherò gradualmente come creare un world di Doom partendo dal nulla. Tengo a precisare che tuttavia Doom Builder 2 non sarà l'unico software che andremo a utilizzare, ma più avanti utilizzeremo anche XVE per modificare la grafica dei suoni del nostro world. Doom Builder possiamo scaricarlo dal suo sito ufficiale www.doombuilder.com. Comunque vi posterò il link diretto di download nella descrizione del video. Andiamo su Downloads e scarichiamolo dal Mirror 2 perché io ho avuto problemi con il download principale. In pratica me l'ha scaricato, però quando andavo ad aprirlo mi diceva che il file era corrotto. Quindi l'ho scaricato dal Mirror 2 perché il Mirror 1 è morto. Epic fail. Quindi scarichiamolo dal Mirror 2 in una cartella possibilmente esterna ai nostri hard disk. Scarichiamolo su un hard disk USB o qualcosa del genere, così ci verrà più facile trasportarlo in caso di necessità di formattazione oppure di problemi vari, oppure anche semplicemente per trasportarlo da un computer ad un altro. Quindi lo scarichiamo. L'avevo già scaricato prima, ma vi faccio vedere proprio che lo scarico. E dopo il rapido download andremo ad installarlo. Stessa cosa, lo vado a installare nella stessa directory. Quindi nel mio caso g:/level editors doom builder 2 next. Next, next, install. L'installazione è molto rapida. Perché infatti Doom Builder 2 è un software molto leggero, non pesa molto. Vi ricordo che per poter creare dei WAD di Doom avrete anche bisogno del WAD ufficiale di Doom, che troverete nella cartella di installazione del vostro Doom. Quindi, qua mi chiede di cambiare colori, ma non mi interessa. Mantieni questo. Finish. E adesso troverete una cartella Doom Builder 2 nella stessa directory dove l'abbiamo scaricato. ZDoom sarà il programma che andrò a utilizzare per testare le map. Troverete anche il suo download nella descrizione del video. Apriamo Doom Builder 2. E premiamo F6 per modificare le configurazioni di gioco dei preset. Io andrò a modificare ZDoom Doom in Hexen Format perché sarà quella che utilizzerò di più. Perché questo preset ci consente maggior riutilizzo degli script, ci consente di aggiungere degli sprite personalizzati migliori, ci permette comunque a una compatibilità migliore di tutti gli altri. Possiamo anche utilizzare, volendo, anche Skulltag, Doom in Hexen Format, ma dipende dal software che utilizzeremo per testare le mappe. Se usiamo ZDoom, usiamo questo. Se usiamo Skulltag, usiamo questo. Altrimenti, se usiamo Doomsday, ad esempio, usiamo tranquillamente JDoom. Io modifico questo. Clicchiamo su Add Resource e impostiamo il WAD, quello originale di Doom. Io andrò a utilizzare il WAD di Doom 2 che ho salvato nella cartella di Skulltag. Doom2.wad. Ok. Andiamo sulla scheda testing e nell'applicazione andiamo a scegliere l'applicazione che vogliamo utilizzare. Nel mio caso ZDoom. Mi trovo meglio con ZDoom che con Skulltag per testare le mappe, perché è molto più veloce. Ok, clicchiamo su Ok, clicchiamo su New Map e scegliamo il preset appena configurato. Ok, ed eccoci all'editor vero e proprio. I comandi sono molto semplici, usando le frecce direzionali possiamo spostarci su, giù, a sinistra e a destra. Poi, utilizzando V, andremo nella modalità vertice, premendo L. Andremo nella modalità Line Depth, che sarà quella che utilizzeremo di più per costruire le pareti delle nostre map. Premendo S andremo nella modalità Settori e
E premendo W andremo nella Visual Mode, che è la modalità che ci consentirà di vedere le mappe in 3D come apparirebbero nel gioco vero e proprio. Rapidamente costruiamo una piccola stanza. Andiamo nella modalità Line Depth, clicchiamo con il tasto destro in un punto e spostandoci possiamo scegliere la lunghezza delle pareti. Il numero che apparirà alla metà della linea saranno le dimensioni effettive della parete. Se vogliamo fare le porte, dobbiamo farli 128 x 32. Quindi andiamo a fare una stanza, un quadrato di 256 centimetri, penso. Ok, zoomiamo con la rotellina del mouse. Premiamo CTRL W per piazzare la visuale in questo punto. Premiamo W e possiamo vedere la mappa come sarebbe nel gioco. Per muoverci in questa visuale non ne utilizzeremo WASD, ma utilizzeremo ESDF, perché W è già impegnato per cambiare modalità di visualizzazione. Per mettere degli sprite dobbiamo utilizzare questo pulsante Things Mode, oppure premiamo T sulla tastiera. Clicchiamo col tasto destro il mouse e verrà creato uno sprite nel punto dove clicchiamo. Da qui avremo poi un'ampia scelta di sprite. Player 1 Start sarà il punto da cui partirà il primo giocatore. Se vogliamo fare delle mappe cooperative o multiplayer, andremo a mettere anche gli altri start. Oppure, se vogliamo fare una mappa Deathmatch, ci basterà soltanto mettere i player Deathmatch start in diversi punti. Da qui possiamo scegliere il verso in cui guarderà lo sprite. Per spostarlo, lo trasciniamo con il tasto destro del mouse. Ad esempio, voglio metterlo qui in questo angolo e voglio che guardi verso l'altro angolo. Niente di che, faccio così. Adesso voglio fare ad esempio una cosa molto veloce. Voglio alzare un pezzo di pavimento, soltanto un pezzo, non tutto il pavimento. Quindi andrò a creare un settore qui al centro. Però mi rendo conto che la griglia non mi consente di ritagliare, diciamo, nei punti in cui voglio, quindi ci serve una griglia più stretta. Andiamo su Edit e clicchiamo su Decrease Grid. Da qui possiamo diminuire la larghezza dei quadrati della griglia in modo da poter mettere degli sprite o anche delle linee in maniera molto più precisa. C'è un limite che non mi ricordo di quanto, ma comunque è possibile diminuirla e ingrandirla da questi due pulsanti. Non utilizzate le parentesi quadre perché io ho provato, ma non funziona. Andiamo a mettere quindi qualcosa di qua, di carino. Così ad esempio, questo. Una cosa veloce, tanto per fare una piccolissima decorazione, che comunque approfondiremo poi nel tutorial successivo. E lo spostiamo dalla modalità settore. Mettiamolo al centro preciso, se ci riesce. Ok. Adesso clicchiamo, premiamo W e puoi notare che è un settore selezionabile a parte, come se avessimo ritagliato questo pezzo di pavimento da tutto il resto. Lo clicchiamo e con la rotella del mouse lo possiamo abbassare o alzare. Ricordatevi di mettere una texture anche alle varie pareti, tra virgolette, del blocco, o altrimenti buggerà la visuale del gioco, creerà dei bug bruttissimi da vedere. Per fare ciò, seleziono tutti i vari laterali, clicco con il tasto destro, vado su Style Depth e sul Lower metto la stessa texture dei muri, Start on 2. Ok, possiamo vedere che fa un po' schifo, quindi premo il tasto A e le texture si allineeranno automaticamente
in modo da dare un look omogeneo, diciamo, qui a questo blocco. Ma ancora non mi piace, voglio alzarlo di qualche pixel. Li seleziono e premo la freccia in su sulla tastiera. In questo modo possiamo muovere le texture liberamente in basso e in alto come ci pare. Cerchiamo un'estetica che ci piace. Ok. Poi se è necessario anche allinearle singolarmente. Facciamolo sempre uguale all'altra faccia. Perfetto. Adesso è molto più bello. E qua sopra, volendo, posso metterci un'arma. Oh, scusate. Qua sopra posso anche metterci un'arma. Weapons. Mettiamoci, che so, fucile. E voilà. L'arma si andrà a posizionare esattamente sopra al layer sollevato e rialzato. Se andremo ad abbassare questo settore, si abbasserà anche l'arma, in poche parole. Se andremo ad alzare questo settore, l'arma si alzerà insieme al settore. Quindi segue, diciamo, la posizione del settore in cui andremo a posizionare. Salviamo, diamo un nome di prova, tipo tutorial. Salva. E proviamo la mappa. Ok, non male direi. Bene, abbiamo creato la nostra prima mappa, cioè la nostra prima stanza, a dire il vero. Nel prossimo tutorial vedremo come aggiungere dei nemici e fare in modo che essi spawnino a seconda della difficoltà. La stessa cosa vale anche per diversi sprite, tipo vogliamo delle armi come, che so, il BFG, che sia solo in difficile e non ci siano le altre difficoltà. Vedremo questo nel prossimo tutorial. Con questo è tutto. Ciao.